maniera abbastanza casuale. Io facevo un altro genere musicale completamente diverso dal reggae. Onda Bascia aveva come base, diciamo, operativa Mesagne. All'epoca eravamo il mio gruppo e Onda Bascia erano le uniche due realtà di musica attive in quella zona. Siamo incontrati dove lui faceva, tu facevi il concerto a Mesagne, faceva il concerto lì e niente, ci siamo piaciuti da subito, penso. È nato un feeling. Abbiamo deciso Giusto, di anzi. collaborare, va. Abbiamo deciso, anche se i generi erano comunque diversi, abbiamo detto proviamo a collaborare, abbiamo fatto le prime cose e poi di lì è stata un'evoluzione, diciamo, abbastanza naturale. Giudei cristiani parlano de meno, mangiano de meno, usano l'istinto, non provano veleno. Allora, io seguivo i Soul Sound System, quindi ero un fan sfegatato dei Soul Sound System, soprattutto di Dorrigo, anzi, quando ero piccolo, quindi diciamo che è partito tutto da lì, da imitare un po', scimmiottare un po' di cose. Poi dopo, col passare del tempo, scrivendo, mano a mano, andando a prendere anche altri discorsi, anche altre tematiche, altre robe più personali, non magari solo che parlano di Salento o robe del genere, e lì è uscito un altro stile. Diciamo che questo è per me, per il Sì, ho salentino. sempre usato l'inglese, quindi è stata una cosa naturale, cioè nel senso quando siamo ritrovati dietro al microfono in cameretta, perché all'inizio non avevamo uno studio, si parla comunque 10 anni fa e qualcosa in più. E io ho scritto le mie strofe in inglese e lui ha scritto in salentino. Il fatto delle due lingue così diverse unite insieme si è diventato poi la caratteristica principale di Bunda Bar. Perché arriva un po' a tutti, no? Arriva magari con il mio dialetto, che è più o meno anche simile all'italiano, non è proprio un dialetto stretto, quindi può anche arrivare al popolo italiano, e lui va anche oltre. Quindi la musica deve essere comunicativa verso gli altri, deve portare un messaggio positivo, quindi non c'è altro modo migliore, penso, che farlo in inglese e in italiano e in dialetto. Può arrivare un po' a tutti. Questo è Bunda Bash. In realtà, essendo comunque io e lui di parte, perché siamo nati e cresciuti al sud, ci verrebbe da dire che al sud comunque Top, no? c'è più, però in realtà direi una cosa non completamente vera, perché penso che Bunda Bash sia in realtà apprezzata tanto a Bolzano quanto in Sicilia, quanto in Calabria e in Puglia. Abbiamo da poco fatto un live all'Alcatraz a Milano. E c'erano oltre 3.000 persone. Siamo stati al compleanno di Pop TV al Forum di Assago in un contesto che insomma era di un genere musicale non proprio il nostro, però anche lì, cioè, penso che ormai si sia sdoganato un po' questa cosa del dialetto salentino. Cioè, noi abbiamo persone di Milano che cantano perfettamente i nostri pezzi. You are the reason why your life is not Non abbiamo puntato ad andare agli MTV dei Santorino, cioè ci siamo veramente ritrovati, ci abbiamo provato, abbiamo vinto, però la cosa positiva per noi era trovarci su un palco con tutta quella gente di fronte e sicuramente noi non c'eravamo mai stati, è stato uno dei palchi, anzi fino adesso è stato il palco più grosso sul quale noi siamo stati, c'erano intorno alle 90.000, 100.000 persone, tantissimi. quindi era una cosa da far tremare le gambe. E quindi abbiamo fatto tesoro di questa esperienza, poi sono stati giorni bellissimi perché comunque abbiamo conosciuto un sacco di artisti. No, per la prima volta ho visto Max Pezzali che cantava Hanno ucciso l'uomo ragno sul palco. Siamo saliti, infatti. Siamo quindi, è stata veramente un'esperienza per noi illuminante. Dopo lo show a New York viene una ragazza giamaicana e ci disse: ragazzi, voglio farmi una domanda, ma voi siete italiani o siete italo-americani? Dal colore della pelle sicuramente non siamo di origine giamaicana. Perché loro non riuscivano, per loro era una cosa nuovissima che sentire un gruppo italiano cantare in inglese comunque. Non riuscivano a capire che nesso c'era. Che cos'è, diciamo? E loro ci chiesero: ma voi fate questa musica in Italia? Cioè, pensavano all'Italia come Volare di Domenico Modugno. Cioè, per loro quello è l'Italia. Cioè, proprio questa ragazza era visibilmente sconvolta da questo fatto perché non riusciva a capire. Mi ricordo la faccia, infatti. Sì. Questo è Bunda Bash, Biggie Bash, Paia, Big Up Every Time, Urban Week. Boom! Ehi, hey, au subra internet, nubau in chat, SMTV senza effetti au flat, sunt ludon data como a supercat, Urban Week, li più bombo glat. Bo-bo.